Anzitutto nel contesto generale di un'agricoltura che comunque sta dando grandi soddisfazioni, il settore dei vini è tra quello che più di tutti riesce ad avere un impatto anche di tipo nazionale ed internazionale. Abbiamo le testimonianze dell'esperienza di Expo dove la parte degli stand dedicati ai vini pugliesi hanno registrato oltre 200.000 presenze. In questo contesto, diciamo, generale ed ampio si inserisce quella parte di nicchia che è la valorizzazione dei nostri vitigni autoctoni. Oggi abbiamo avuto un'esperienza per certi versi anche originale, cioè la capacità di tenere assieme innovazione, sperimentazione, tecnologia e il raccordo con le nostre radici che poi porta ad un prodotto che è questo Ottavianello che si consolida per una sorta di esperienza iniziale che però piano piano potrà diventare anche un'apripista per altre situazioni analoghe. È un modo intelligente di fare impresa, un modo intelligente di raccontare la nostra regione e credo che queste siano le iniziative alle quali la regione deve guardare con particolare attenzione. Otto alla sembianza di otto, in effetti sono due O incrociate e vogliono dire Ostuni Ottavianello, che è la denominazione di origine controllata del vitigno che genera otto. Nella necessità di dare un nome, vedendo questo incrocio di anelli, infatti se voi leggete lo slogan è l'anello che mancava, leggendo questo incrocio di anelli è venuto spontaneo, visto che somiglia a un otto, di chiamarlo otto, semplicemente. Un imprenditore deve inevitabilmente fare il piano dei suoi investimenti. È chiaro che nel seguire la mia passione per il vino e quindi aver acquistato i terreni, aver impiantato le vigne, è stato tutto un calcolo di ritorno sull'investimento. La mia imprenditorialità è servita in questo, dato che per diversi anni ho avuto riscontri positivi attraverso l'attività delle automobili di lusso, mi è stato facile. Le difficoltà le ho incontrate quando ho cominciato a capire cosa vuol dire agire nel mondo del vino, che è completamente diverso dall'attività automobilistica, anche se io navigo con automobili di un certo rango, però le difficoltà che si incontrano nel mondo del vino sono estreme. Perché? Perché ogni imprenditore corre per se stesso, mentre le case automobilistiche fanno i loro lanci. Tipicamente pugliese, come lo è il Negramaro e come è il Primitivo. Noi pensiamo di aver dato una. Noi intendo Beppe Di Maria e sottoscritto una buona mano affinché anche questo vitigno, trascurato, diciamo, possa rappresentare attraverso le sue caratteristiche, che sono molto personali, molto specifiche, una fetta di Puglia e arricchire questo grandissimo patrimonio che ha questa regione, tenendo presente che le sue caratteristiche sono completamente differenti dal Negramaro, completamente differenti dal Primitivo, dal Nero di Troia, e pertanto è un arricchimento del patrimonio vitivinicolo di questa grande regione. Io per principio non dico mai che non è possibile, sta di fatto che oggi ha dato degli ottimi risultati nel Brindisino, anche perché diciamo che è una delle terre più vocate della Puglia. Però io ho avuto nella mia vita, nella mia professione, tante di quelle sorprese su certe convinzioni, certe prese di posizione, certi preconcetti che ormai non dico più nulla sinché non eseguo una sperimentazione vera. Appunto potrei dire sì, in effetti questo vitigno può dare una performance diversa ma interessante anche nel Foggiano, non può dare una performance invece rappresentativa fuori dal Brindisino. E a lui ce lo deve dire, non nelle mie previsioni.